Agli ordini, boss. Ma posso sedere? Sì. Coco! La chiude quella porta che sento freddo! Però si soffia. Allora, Fefe, ascoltami. È giunto il momento che noi a questo commissario gli facciamo prendere una bella paura, perché ci sta rompendo. A lui e a quel cretino del suo agente, come si chiama? Pino. No, quale Pino? Pietro. Ma quale Pietro? Paolo. Ma Pietro e Paolo sempre insieme. Ma quando mai, Pino? Per Cardeo. Sì, Valentino. Lo vedi tu, sei più cretino di Perico. Perico si chiama? Perico, ci voleva assai a dirlo. Non mi veniva. Oh, allora, dunque, come procediamo? Se non sbaglio a pagina 4. Ah. Allora, vado dal macellaio e prendo un pollo. Poi, ce la posso fare una domanda, boss? Questo pollo deve essere allo spiedo o alla brace? Alla brace, allo spiedo, io che ne so come ci piace. Fefì, il pollo deve essere vivo, vivo, glielo lasci dietro la porta di casa sua, vivo, con la testa tagliata. Vabbè, io allora vado dal macellaio, prendo il pollo, poi prendo il coltello e... Ce la posso fare una domanda, boss? Parla. La testa a pollo ce la devo tagliare prima o dopo che arrivo a casa del commissario? No, tu la testa non gliela devi tagliare. Tu ci dai il coltello al pollo e la testa se la taglia lui da solo. È meglio, perché a me mi faceva impressione questa cosa. Niente, io prendo il pollo, ce lo porto sotto casa del commissario e ci lascio il coltello al pollo. Fefe, prendi la pistola. Perché? Prendi la pistola. Dici che ci dobbiamo... Prendi la pistola. Fefe, spara. No, mi fa impressione. Fefe, spara. No, faccia lei, mi fa impressione. Fefe, se te sparo io ti ammazzo, sparate tu. Sentiamo.